Riprendiamo i lavori. L'appello nominale, prego, signora Marisa. D'Antoglia. Presente. Gagliardi. Presente. Da Caimino. Da Romagno. Presente. Vicecomi. Presente. Da Banghi Giulio. Nicodemo. Presente. Forastino. Presente. Da Boccia. Presente. Ricciardi. Presente. Amato. Presente. Chiarini. Presente. Da Banca Mariano. Presente. Giusto. Presente. Osnato. Presente. Con 16 presenze la seduta è valida. Per i consiglieri che sono arrivati in questo momento ci sono stati consegnati da parte del presidente Bollica, il Consiglio regionale di Basilicata, gli statuti. Ho fatto la premessa prima, ognuno di voi, il nuovo statuto regionale. Procediamo con la lettura del primo punto di discussione all'ordine del giorno. Comunicazione del sindaco su delibera di giunta comunale numero 9 del 30 gennaio 2017, relativa a prelievo dal fondo di riserva. Prego, sindaco. Grazie, presidente. Allora, la presente è una formalità, nel senso che comunico attraverso la delibera di giunta del 30 gennaio 2017, lo comunica al Consiglio, il prelievo dal fondo di riserva per quanto riguarda le particolari condizioni meteo avverse che sono stati necessari per quanto concerne l'intervento relativo alle urgenze e alle criticità che sono state diramate sul territorio anche dai Dipartimenti di Protezione Civile Nazionale e Locale. Per di più, fondo di riserva che abbiamo provveduto a rimpinguare nel bilancio che abbiamo approvato in giunta il giovedì scorso. Grazie. Grazie, sindaco. Prego, capogruppo Osnato. Grazie, signor presidente. È inusuale intervenire su una comunicazione, ma visto l'entità dell'importo, ritengo doveroso fare una precisazione. Nel 2005 una verificata che è durata per più di un mese si sono spesi 82.000 euro. All'epoca la nafta costava 1,02 euro. Utilizzo la nafta perché statisticamente nei banieri in cui si considerano i prezzi, sia per l'inflazione sia per quanto riguarda un riferimento per fare delle stime, è presa in considerazione, quindi può essere indicativa. Oggi la nafta costa 1,35 euro, perché c'è nel periodo in cui è avvenuta la nevicata. Il 35% in più arriveremo ad una cifra su 82.000 euro intorno a 120.000 euro. Considerando che all'epoca si è trattato di un mese, quindi un periodo prolungato, adesso ci troviamo a sostenere una spesa di 92.000 euro. E se andiamo a fare il rapporto per circa 10 giorni, il periodo investito da questa perturbazione, questo può essere individuato, circa 10 giorni, mi sembra una spesa abnorme quella che c'è stata. Inoltre ci siamo presi anche la briga di andare a vedere quanto ha speso il Comune di Lago Negro. Il Comune di Lago Negro ha speso 36.435 euro. E il Comune di Lago Negro è 150 km quadrati. Comune di Lauria 175, quindi non sono i 25 km quadrati che fanno la differenza, ma la differenza la fa il fatto che Lago Negro è tutta esposta al nord, mentre noi su 175 km quadrati abbiamo gran parte del territorio che è a sud, come ad esempio Gremir, Castagnar, Seta, Lauria Inferiore e anche parte di Lauria Superiore. Per cui non ravvisiamo questa anomalia, perché il Comune di Lauria ha sostenuto una spesa che a nostro giudizio supera ogni limite, perché per 10 giorni spendere 92.000 euro c'è qualche cosa che non va. Ecco il motivo per il quale ci siamo sentiti in dovere di intervenire questa sera. Grazie. Grazie, consigliere Schettini. E mi scusi, consigliere Osnato. Prego la parola all'assessore La Panca. Grazie, presidente. Semplicemente dire ai componenti della minoranza, al capogruppo Senato e quant'altro. Io credo che si è verificata una situazione di grande disagio, vista anche
le situazioni che si sono verificate in Abruzzo, io credo che sia stato opportuno intervenire in questo modo. Abbiamo oltre 250 km di strade, abbiamo fatto le varie manifestazioni di interesse, sono stati 10 giorni intensi, tra l'altro abbiamo avuto meno 10 gradi anche in alcuni punti di Lauria centro. Il territorio è vastissimo, visto anche quello che è successo nelle altre aree, io credo che sia stato opportuno. Poi è chiaro che si poteva fare di meno, però dopo non si poteva dare la possibilità alle persone di uscire, i tempi sono cambiati, le persone devono uscire la mattina, delicato la sera, siamo dovuti andare a intervenire per poter sgomberare, per permetterlo alle persone la mattina di poter rendere le strade, almeno le strade principali transitabili. La notte ha rinevicato di nuovo, la mattina che cosa fai? Meno 10 gradi sotto zero, ci resti 15 centimetri di neve sulle strade e come lo togli dopo? Cioè, è una situazione, è semplice dire abbiamo speso molto, abbiamo, sì sicuramente 92.000 euro non sono pochi, però per 250 km di strada, fermo restando che abbiamo avuto questo disagio fino a Lauria centro, ci sono stati dei giorni che avevamo praticamente la mattina alle 5:30 quando mi sono recato a Lauria per verificare com'erano le condizioni e per cercare di tentare di coordinare il tutto, perché non è nemmeno semplicissimo avere 250 km di strada, se porto ditte che comunque chi ti chiama a destra e chi ti chiama a sinistra. Ho avuto la collaborazione anche, ci siamo sentiti spesso con la consigliere Cresci, con Raffaele e con tutti gli altri di maggioranza. Io credo che sia stato fatto un buon lavoro e sia stato opportuno intervenire in questo modo qua. Grazie. Grazie assessore della banca. Possiamo... Prego consigliere Irpo. Grazie Presidente. Beh, pure a me mi sembra un po' esagerato, però dopo i calcoli che ho fatto io personalmente, dopo avermi recato al comune a prendere il piano neve, ho guardato esattamente i chilometri. Non sono 250, ma sono per esattezza 237 chilometri. Se sommiamo questa somma per 40 euro che nessuno dice a chilometro, e invito anche i consiglieri di maggioranza a vocificare tra la gente, perché la gente è involta su questo piano neve, perché sono circa ogni uscita che fa il comune sono 9.500 circa, nel senso sono 9.480 euro al giorno, mattina e pomeriggio, che spende il comune per uscire. Quindi il risparmio che si deve fare, caro assessore la banca, perché dobbiamo civilizzare un po' questa gente, perché la sfortunatezza è pure della gente che vuole essere tolta la neve fino al gradino davanti casa, e perché grazie alla banca devo fare i complimenti perché ha lavorato bene sul territorio, mi fa piacere, ma abbiamo sgominato parecchie cose, clientelismo politico che si era verificato in tutti questi anni, erano diventate le strade private comunali. La gente si è lamentata in alcune campagne da noi perché erano state abituate dal vecchio assessore, un assessore che abbiamo molto noto, che era, non posso fare il nome, era di un CC, cose vecchie, che si era fatta una cerchia di clientelismo politico perché si era data la neve solo dove l'avevano votato. Era la gente che è stata abituata per 10 anni, 15 anni, togliere prima la neve dai privati. E poi adesso che è entrato la banca controllato da me, perché ho controllato la banca anche all'insaputa sua, ho controllato anche ogni passo che ha fatto la banca, e chiamavano la banca anche perché si sentiva male qualche persona anziana, che poi non è stato vero. Quando gli ho detto io insieme alla banca, ho detto che ma avete chiamato il 118 perché noi dobbiamo giustificare un certificato medico, perché dobbiamo andare in quella parte là. No, è una scusa, ma non mi... No, mia mamma sta bene. Come dobbiamo, sindaco, noi dobbiamo fare un piano a novembre. Dobbiamo invitare la cittadinanza a civilizzarla
come il piano di neve, perché oltre 7 centimetri noi siamo obbligati come comune a togliere, ma la gente lo deve sapere, che se è un centimetro di neve, noi del comune non siamo obbligati a spendere dei soldi, questo lo, però nessuno consigliere di maggioranza si è affiancato alla banca, perché non l'ho visto nemmeno sui social. Avete difeso la vera realtà politica, non voglio difendere la banca, però se oltre 7 centimetri abbiamo l'obbligo di uscire, ma sotto 7 centimetri la gente dove ci stanno i giovani e dicono che gli anziani non potevano prendersi le medicine, ma il meteo lo aveva detto già alcuni giorni prima di questa situazione meteorologica bruttissima, non si può trovare un impreparato qualche anziano nelle case dove stanno i giovani e trovarsi nel giro di 5 giorni che nevica, trovarsi muniti senza le medicine e chiamare il comune, chiamare la protezione civile, dove sono andate anche la protezione civile, alcune case a Lamelara, dove è andata anche giro la banca, che poi sono risultati che questo li dobbiamo far capire che devono essere denunciati, perché tu non puoi dire che hai bisogno quando il caso non c'è bisogno, perché non c'è bisogno e magari arriva, deve andare veramente il 118 a qualche altra casa, perché non dimentico che a Timbarossa c'è stato un caso dove c'è stato 118, hanno chiamato la banca, subito ha portato il mezzo là per fare questa, però era vero, però munito dal certificato. Noi dobbiamo dire a questa gente che non facessero più mosse, perché sono scostumati, e mentre in difficoltà, qualora si chiama il comune, qualsiasi ente, devono essere una cosa certa e sicura, non si devono fare gli amici degli amici, perché adesso si è perso questo clientelismo. Era troppo bello farsi levare la neve davanti al gradino perché era amico dell'assessore alla viabilità. Questo non è avvenuto, e allora c'è stata qualche lamentela. Poi la banca, io ho riscontrato alcuni, lei mi deve spiegare insieme a qualcuno della maggioranza che è stato prima, ho verificato in alcune case una certa carta dove diceva che per il PT l'anziano a sedino in alcune cabane, no, me l'ha fatto il comune per il PT, per chi non lo sa, per chi è malato di cuore, ma nella campagna di Lauri che è stessa, sono tutti malati quasi di cuore, per dire, non è che possiamo fare una carta solo per sedino, lei non mi deve spiegarsi, no, perché l'hanno detto la gente, a me l'ha fatto il consigliere della banca quando era prima, il vecchio assessore della vecchia amministrazione. Le ho detto che cosa io mi vedo insieme con la banca, ritrovare questa carta, dire, chiamare il maresciallo perché ha l'obbligo. Noi non dobbiamo dare questa immagine a sta gente, li dobbiamo giudiziare oppure chiamare per contrangente di rileve perché non hanno le gomme termiche, li devono comprare le gomme termiche perché non devono spendere soldi per giudire come dico io, e poi per comprare quattro gomme termiche non ce la fanno nemmeno una salatina così. Dobbiamo civilizzare la gente, sindaco, insieme a novembre dobbiamo fare un piano di istruzione alla cittadinanza, in ogni anno dobbiamo istruire anche i vecchi, anche gente di 70 anni, gli dobbiamo spiegare come funziona il piano neve e gli dobbiamo far capire che noi non siamo come comune, non dobbiamo fare le tappe a questi anziani dove ci sono i giovani che sono anche più forti di salute di me, lei, sindaco, dell'assessore, e dormono fino a mezzogiorno una e non dormono un po' di neve. Questo dobbiamo dare d'immagine, se no, altrimenti non andiamo. È vero, abbiamo speso troppo, ma purtroppo la vendere non hanno chiamato fino alle 5 di mattina, si sono mostrati brutti, e io ho detto insieme alla banca la parte dove che c'è stata un'emergenza dove che poi è risultata che non c'era, io l'ho detto alla banca che guai se verificherà queste stesse persone, perché dopo si sono pure mandati che ma io ho chiamato, no, questo non deve accadere, la cittadinanza deve sapere che il comune non è che gli va a togliere la neve fino al gradino, devono spendere questi giochi già altrove e devono prendere la palla a mano italiana e la devono togliere. Ok, grazie Presidente.
Grazie, comunque vi prego di rispettare i termini e i tempi. Non c'è una dichiarazione di voto, consigliere Osnato. Abbiamo 10 argomentazioni all'ordine del giorno. Allora, io una cosa volevo dire all'assessore. Io non è che non sono d'accordo, perché l'emergenza ovviamente va gestita. Però faccio presente che nel 2005 io ero consigliere comunale, allora con il sindaco Pittella, pur essendo di fazioni opposte, noi abbiamo iniziato la notte sia con la macchina del suocero Salvatore Bandarano, sia con la macchina mia per dare supporto, e sono venuti, praticamente è venuta la protezione civile a lavoro. Questo significa che l'entità di quella nevicata è stata nettamente superiore a quella di adesso. Io ho fatto un raffronto statistico e matematico sugli importi spesi, e quindi non ci sta una correlazione e un rapporto tra quando si è speso adesso e quando si è speso all'epoca. Nel 2005 82.000 euro per un mese, 82.000 euro per un mese, ok? Poi praticamente adesso si spende invece 92.000 euro, non c'è correlazione in tutto questo. E ho preso ad esempio il comune di Lago Negro, perché Lago Negro è un comune che notoriamente ha più difficoltà con la neve rispetto a noi, perché è tutto esposto al nord. Questo è il ragionamento, e ha speso 36.000 euro. Allora io capisco quello che ha detto Raffaele, ma quello che ha detto Raffaele c'è stato pure nel 2005, cioè la gente è sempre la stessa, si è lamentata sempre ed era pure peggio. Quindi a questo punto spendere tutti questi soldi per 7-10 giorni è una cosa abnorme per me. Questo è il motivo, non perché io sono contrario a non dare soccorso o a non prestare attenzione a chi è in difficoltà, però francamente bisogna guardare i numeri, e i numeri non metterò. Prego, sindaco. Io non volevo intervenire perché trattasi di una comunicazione, ma non malgrado sono costretto a fare. Punto primo, perché il territorio di Lago Negro non ha la normalizzazione e la distribuzione di densità abitativa che ha il comune di Lauria. Quando anni il centro, quando hai visto la parte attraverso il fortino, è chiuso Lago Negro. Punto secondo, nel 2005 abbiamo speso più di 300.000 euro, può andare all'ufficio tecnico a recarsi, e qui si è recato puntualmente l'assessore forestiero, abbiamo interrogato, si va a vedere i dati. Punto terzo, si parte su una base totalmente diversa, ovvero noi abbiamo implementato il livello della neve da 5 a 7 per poter uscire, e poi è risaputo, io lo ricordo, partì il 27 gennaio, iniziò a nevicare la sera, chiamai qui per 7 giorni consecutivi, nevicava consecutivamente. Il problema era, visto che lo ricordo, uscire e far uscire lo spartineve, che possono uscire semplicemente a nevicata terminata. Solo i casi di emergenza per cui intervenne la protezione civile nazionale, addirittura anche l'esercito, vennero portati all'attenzione per poter liberare chi, seppur nei limiti della nevicata continua, bisognava liberare chi è che si sentiva male. Sono dei casi completamente inequiparabili. Dopodiché la nevicata durò 5-6 giorni, dal lunedì non ricordo che era, al fine settimana. Ci fu il problema dopo della liberazione, perché c'erano delle zone con 1,20 m di neve. Quest'anno abbiamo avuto meno 15, con precipitazioni che hanno toccato le punte di 2-3 cm, alle punte di 10-15 cm, a 20 cm, arrivare in alta quota, con tutti che si ribellavano, che non pulivano le strade. Noi, quando sono andate sopra i 7 cm, siamo usciti, siamo intervenuti con il sale, abbiamo messo i mezzi, Raffaele, è un bando di gara. Quello che si richiede lo faremo, con l'assessore ci stiamo già lavorando per più anni, perché dobbiamo chiudere questa questione. Ok? Vi dico che alcune ditte non vogliono addirittura partecipare. Chi è che segue questo consiglio lo sa, perché dice che il prezzo è troppo per via della globalizzazione, la concorrenza. Porta a questo l'essere trasparenti e fare i bandi di gara, perché il bando di gara questo è. Lauria purtroppo è un comune che tutti non si avvicinano proprio, perché ha un'estensione di 175 km quadrati, con un'antropizzazione di Cogliandrino, Senuci, Caldo, Melara e altre zone, che sono quando i paesi limitrofi intorno, quindi non regge proprio il paragone. Entra le due nevicate, perché comunque ci fu una conseguenzialità di nevicate nel 2005 che non è uguale, e nel frattempo non si poteva uscire, si usciva semplicemente per alleggerire il mando nevoso, perché altrimenti, tanto è vero che dovettero venire le turbine, vennero le turbine per liberare alcune aree, se non ricordo male. Dopodiché la chiudo qui. L'ANCI ci ha convocato per la particolare condizione di criticità, siamo andati lì, tutti i comuni hanno paventato determinate difficoltà. Naturalmente chi ha semplicemente le vie del centro storico da pulire è una cosa, chi non le ha è un'altra cosa. Noi pensiamo di aver agito nel massimo livello di trasparenza, nel livello che garantiscono i bandi pubblici con le ditte,
e siamo stati la notte ad andare a verificare. Quando io ho chiuso le scuole, sono uscito alle 6 la mattina per andare a vedere le strade personalmente, ci sono andato non per farmi la foto, come dicono alcuni, per verificare lo stato e per avvalorare le scelte fatte, perché le responsabilità me le assumo. Dopodiché, mettiamoci sui numeri, devo fare i complimenti all'assessore Lapac, perché lo deve sapere tutto il consiglio e chi ci segue. Ha convocato una commissione in merito per una comunicazione che non esiste. Ha fatto una commissione per la trasparenza. Vuol dire che, assessore, le commissioni sono inutili, ne prendo atto. Perché questa è questa l'evidenza, e questa è una semplice comunicazione. Tra l'altro i dati sono dei dati messi e sono disponibili all'ufficio tecnico. Concordo con l'assessore, con il consigliere Irpo, la sensibilizzazione, abbiamo cercato di farlo capire, ti dico che in alcune circostanze non è stato semplice. Quando ci sono stati dei casi di emergenza non abbiamo guardato a nulla, abbiamo mandato la protezione civile perché assolve pienamente al suo ruolo. E abbiamo cercato di starci dentro, naturalmente andando incontro alle esigenze della cittadinanza. E la chiudo qui. Chiudiamo la discussione di questo primo punto. Passiamo al secondo. Modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 57 del 30 giugno 2014. Prego, Assessore Carlomagno. Buonasera. Prima di passare all'illustrazione di questo punto e anche dei successivi che mi vedranno impegnato, mi premeva ringraziare il consigliere Boccia per il supporto tecnico che ha dato anche e che ha fornito anche memore del lavoro fatto negli anni precedenti, e per quel che riguarda il quarto punto, cioè l'approvazione del piano finanziario e quindi le tariffe comuni e bilaterali, anche il consigliere Zaccagnin per come mi ha supportato rispetto alla ditta e alla raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda il regolamento IUC, l'amministrazione, richiamando l'articolo 52 del decreto legislativo 446 che consente la possibilità di disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, e ha fatto uno sforzo credo abbastanza forte per venire incontro soprattutto ad alcune situazioni ritenute particolari e di grande rilievo per quanto riguarda la comunità, il welfare culturale e le attività commerciali. Per quanto riguarda il welfare culturale, si è deciso di apportare una riduzione del 50% della quota fissa e variabile delle tariffe locali destinate alle aree rientranti nelle categorie riferite ai musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, nonché al locale ed aree in cui vengono svolte attività di carattere sociale e culturale, anche perché sono attività svolte da associazioni di categorie prevalentemente onlus che consentono nell'interesse collettivo e senza scopo di lucro alcuni servizi soprattutto per le categorie più deboli. La riduzione che è stata inserita appunto all'articolo 24 del regolamento IUC prevede ci sarà concesso su domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste, e verrà corrisposta quale forma di rimborso nell'anno successivo. È stato inoltre inserito al comma 4 dell'articolo 24 una variazione per quanto riguarda l'adozione dei cani, già in atto come regolamento in questo comune. Semplicemente è stata apportata questo tipo di modifica, e cioè la riduzione fino a un massimo di 300 euro per il primo anno, 200 euro per il secondo anno e 100 euro per il terzo anno rispetto alla presa in carico del cane, che deve essere preso dal canile dove il comune ha il riferimento per quanto riguarda i cani presi in custodia. E l'ultimo punto, sempre dell'articolo 24,
Credo che qui ci sia stato addirittura uno sforzo maggiore da parte dell'amministrazione per tentare di far rifiutare i centri storici, il centro urbano, garantendo ai giovani che vorranno partire con nuove attività commerciali la riduzione della Tari per un periodo di 3 anni a partire dall'inizio delle attività come nuove attività commerciali, appunto. L'area del centro storico è limitata dalla tabella annessa al regolamento che è visionabile e di cui tutti possiamo prendere visione. Questo è per quanto riguarda questo punto. Grazie, grazie assessore Carlomagno. Prego nel capogruppo Senato. Quando concerne gli incentivi del centro storico, noi riteniamo che un vero incentivo potesse essere quello dell'assunzione di persone residenti nel comune di Lovica, altrimenti qualcuno viene al centro, si becca il beneficio e alla fine non crea quel prodotto che invece potrebbe produrre un'agevolazione di questo tipo locale. Quando concerne invece le associazioni, sono difficilmente individuabili le associazioni che hanno determinate caratteristiche per poter essere agevolate con un 50%. Anche perché ci sono delle associazioni che svolgono pure attività e hanno degli introiti dal punto di vista artigianale, dal punto di vista commerciale, e quindi a questo punto si andrebbe contro a chi è veramente ha perso il lavoro e ha difficoltà alla voglia a potersi permettere di pagare praticamente queste tasse. Quindi per questi motivi noi siamo di diverso avviso per quanto riguarda le agevolazioni che avete messo in campo. Grazie. Grazie, prego consigliere Boccia. Grazie Presidente. Io trovo strana questa posizione dell'opposizione, scusate se diceva, ma a parte che non abbiamo sentito in commissione, visto che questo argomento è stato trattato in commissione, nessun tipo di queste proposte, ma non è questo il problema. Perché incentivare qualcuno che viene ad aprire un locale nel centro storico, a prescindere da dove venga, io credo che sia comunque utile per il nostro territorio, così come è specificato bene nella modifica regolamentare che andiamo ad attuare, è specificato benissimo che non sono associazioni culturali, sociali, che hanno degli utili, ma possono avere questo tipo di agevolazione, riduzione, solo le associazioni che sono senza scopo di lucro, dichiarate nel proprio statuto, ora non entro nel tecnicismo, ma è spiegato, è scritto proprio in modo specifico sul regolamento che spero abbiate letto a questo punto. E poi l'altra modifica, quella diciamo sull'adozione dei cani, è venuta fuori perché già esiste, e come diceva bene l'assessore Carlomagno, è già vigente nel nostro regolamento, anzi se qualcuno lo sa lo ripetiamo, c'è la possibilità, adottando un cane nel nostro canile convenzionato, che in questo momento è latronico, di poter usufruire di una riduzione della spazzatura, della tari, fino a una concorrenza in questo momento, nel regolamento vigente, di 500 euro a euro annui. Che cosa noi coprivamo quando abbiamo fatto quella proposta nel 2014, quando inserimmo quella proposta nel 2014? Immaginavamo di coprire queste riduzioni con praticamente il minor esborso che andavamo a dare al canile convenzionato col comune, perché avevamo due tipi di interventi. Uno era quello prevalente, e lo ribadisco, era quello di togliere il cane, quindi da un punto di vista proprio togliere il cane da una situazione comunque disagiata, quella di vivere in un canile e stare in una famiglia, e poi come seconda cosa, diciamo come incentivo ad andarlo a prendere, perché più volte si era chiesto ai cittadini di andarsi ad adottare un cane e non era mai, appunto, per dare un incentivo si era pensato a dare un incentivo economico. Questo in 2 anni ha portato
effettivamente a 41 adozioni nel nostro territorio, nel comune. Quindi si sono sottratti 41 cani che vengono controllati, anzi, come diceva l'altro giorno il comandante dei vigili, che praticamente si stanno anche attrezzando per verificare il chip che gli viene messo ai cani, perché una delle condizioni per avere il rimborso era appunto quello di controllare se il cane stava bene, se viveva in un ambiente giusto o se insomma, era maltrattato o se non c'era proprio. Anche questo dobbiamo mettere in conto, che i controlli vanno fatti. Però è chiaro che abbiamo avuto in questi due anni, in caso veramente limite, abbiamo avuto che a 41 adozioni la media dei cani che risiedevano nel canile era intorno a 35-40 cani all'anno. Cioè, noi ne abbiamo adottati 41 in due anni e mi sembra che in questo momento ce ne sono addirittura di più nel canile. Allora diventava insostenibile la spesa, la concorrenza per tutti gli anni fino alla, diciamo, all'essere in vita del cane di 500 euro e andiamo a modificare questo regolamento, anche perché, come dicevo prima, la cosa fondamentale è l'adozione del cane, quindi almeno così era stata intesa allora e immagino che sia intesa nello stesso modo. E l'adozione del cane, quindi dare una vita dignitosa al cane, e però questo incentivo che continuiamo a dare, però lo riduciamo e lo diamo per un tempo, non più per sempre fino alla morte del cane, ma per tre anni con un decremento annuale della concorrenza dell'esenzione dalla spazzatura, 300 euro il primo anno, 200 euro il secondo anno e 100 euro il terzo anno, perché altrimenti andremo, cioè proprio perché ci sia l'incentivo per lottare, ma non sia così, diciamo, non sia solo per quello, ma sia anche proprio per il cane stesso. Detto questo, aggiungo solo una cosa. È stato con queste modifiche è stato adeguato anche il regolamento alla normativa vigente. La legge non diceva di adeguarlo, perché la legge supera i regolamenti in alcuni casi. La legge di stabilità dello scorso anno aveva modificato alcune cose rispetto alle componenti IMU e TASI, soprattutto sulla TASI aveva abolito il pagamento della TASI. Non avevamo fatto una modifica regolamentare finora rispetto a quella approvata a giugno del 2014, poiché andiamo a fare una modifica in questo momento, la facciamo anche adeguando alla normativa il presente regolamento. Grazie. Grazie, prego consigliere Chiarelli. Buonasera a tutti. Io inizio dicendo, complimentandomi con l'assessore, il presidente della giunta e con Fabrizio per il lavoro che hanno svolto. Credo che per quanto riguarda, diciamo, vado subito a qualcosa che tocca anche il mio settore, per quanto riguarda la riduzione che è stata, diciamo, proposta per quanto concerne l'insediamento di attività commerciali o probabili attività commerciali nel centro storico sulla riduzione del 50% della TARI, credo che sia un'ottima iniziativa, anche perché secondo me il discorso sull'assunzione di personale di lavoria era una cosa riduttiva, invece questa mi sembra un taglio su un costo tangibile che è quello là di una tariffa, e quindi va anche nell'ottica dell'incentivazione dell'insediamento del centro storico, che credo sia, da quello che ho capito anche dalle riunioni che si sono susseguite con le varie associazioni di categoria, credo sia un obiettivo importante da parte di questa amministrazione. Per quanto riguarda invece le altre riduzioni, credo che siano altrettanto
significative, perché comunque credo che sia importante che tutti debbano giustamente pagare, ma chi è che opera nel sociale, giustamente come ha detto Fabrizio, che però abbia nel proprio statuto il non lucro, sia giusto favorirlo con una riduzione anche a loro. Per questo motivo credo che il nostro voto, il voto del mio gruppo sarà favorevole. Grazie. Prego il capogruppo Ricciardi. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, io non entro nel tecnicismo perché sono stati gli interventi illustrati dall'assessore e dal capogruppo del PSI, che mi è piaciuto anche dal capogruppo Chiaretti. Su questo lavoro abbiamo lavorato anche in commissione, come già detto, e credo che politicamente sia stata una posizione delle minoranze, perché tre punti come questi siano da prendere ad esempio per lavorare in un'ottica diversa. Per quanto riguarda la questione dei cani, diciamo così, morsi di cani, la questione sanitaria, attenzione, che sul mondo sul quale noi dovremmo come paese darci delle nuove regole, dare un'attenzione nuova e più rispettosa agli animali. Quindi credo che questa attenzione sia molto molto impegnativa anche per questa amministrazione, non deve essere soltanto di carattere amministrativo, ma anche di carattere sociale. Non riesco, la cosa più difficile di non riesco a capire quando si parla di favorire nuove attività, quando da decenni, per fermarmi ai decenni, si parla di nuovi insediamenti nei centri urbani, soprattutto immagino e penso a via Cheirò, quando si fanno enormi campagne elettorali su quest'area di Lauria, e poi nel momento in cui l'utile e più importante, insieme al Consiglio Comunale, si possa discutere di questo punto e quindi affrontare oltre le barriere di gruppo e di fazione, non intervenire in questo senso. Quindi credo che secondo me si chiede, però poi è normale che sia di prospettiva, una registrazione anche a questo punto, perché credo che sia molto molto importante dare vitalità alla Lauria, alla città, attraverso le nuove attività e quindi gli insediamenti per dare un futuro alla Lauria stessa. Quindi su questi due punti è importante questo. Altra cosa è che è stata già detto sul Leon, sul centro delle associazioni, credo che vada allo stesso principio e quindi il voto del gruppo di tutti sarà favorevole alle stesse proposte. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere La Panca, Mariano. Sì, buonasera a tutti. Allora, su questo punto naturalmente capisco la maggioranza che dice meglio dare poco che non dare niente, però ovviamente il punto politico delle minoranze è diverso. Capisco che bisogna incentivare i giovani o bisogna incentivare le nuove partite IVA che vengono nel centro abitanti, ma bisogna capire anche che viviamo un momento drammatico sotto al profilo economico, quindi noi pensavamo anche alle attività che già sono in essere nel centro storico, che stanno soffrendo, soffrono proprio quello che è un minore flusso di gente. Quindi magari creare questo tipo poi di sgravio a chi va a insediarsi e non tutelare chi già è insediato, chi da anni presta la propria attività per il nostro paese, è ovvio che lì creiamo una sorta di concorrenza anche sleale su questo punto qua. Per quanto concerne invece le associazioni, voi avete pensato all'associazione che fanno sicuramente l'opera incommiabile, noi avremmo pensato invece alle famiglie che oggi sono tantissime, che non hanno più reddito e quindi veramente non possono pagare quello che è il tributo sulla spazzatura, la famosa TARI. Ecco, è un punto di vista diverso. Noi se poteva fare di più si poteva dialogare di più. Ecco perché per noi questo punto non è soddisfacente e lo voteremo come ha riferito prima il consigliere Osnato. Grazie. Grazie, adesso la parola l'aveva chiesta prima il consigliere Schettini e poi Jeppo. Andiamo per ordine di prenotazione. Caro Presidente, mi rivolgo in più al sindaco dell'amministrazione perché, visto e considerato che il sindaco ha fatto parte della, anche se la specie di opposizione alla
l'amministrazione scorsa, però era, faceva parte del consiglio. Per me il discorso potrebbe anche andare bene sugli incentivi da dare per il recupero del centro storico, ma non in questo modo. Questo lasciatemelo un po' passare, ma solo clientelismo politico. Accontentare qualche amichetto che deve aprire qualche vita, che poi magari funzionerà come una specie di la 488 che una volta apre i fondi e poi dopo alcuni anni o le ha prese o non le ha prese, alcuna parte vengono restituite, magari si è fatto beneficio o no. Il recupero del centro storico significa per me tre fattori che sono fondamentali, di fondamentale importanza. Significa la pulizia dei vicoli, renderli puliti il centro storico. È inutile aprire un'attività commerciale della merda, scusatemi il termine, perché così non si recupera il centro storico. Non significa mettere un'attività e poi nella sporcizia. Il recupero del centro storico significa, come da tempo che stiamo lamentando, ho fatto un'interrogazione, non avete più risposto, il sindaco non mi ha più risposto. Via Cairoli, è da anni che è stato promesso che dava asfaltata. Apriamo un negozio in via Cairoli con la gente in giamba per camminare. È una vergogna, quello centro è uno dei centri più belli di Paolina. Mettiamo un'attività e poi la gente non può passeggiare. E chi magari ci può essere un suggerimento di un'isola pedonale. Questo è il recupero del centro storico, non è solo dare gli incentivi e penalizzare chi magari ha un'attività che è stato costretto a chiudere perché l'ha messo in condizione di chiudere, che la gente non ci andava più in quei negozi. Questo è il recupero del centro storico. Il centro storico è il recupero anche delle fondane, dei fondalini. Uno che va nei negozi, via Cairoli, fino a dove finisce via Cairoli, da dove inizia, dove finisce, non ha neanche un fondalino dove poter sorseggiare un po' d'acqua, gli avete tolto anche quello. Viene un turista da fuori, sì, recuperiamoci lo storico. Mettiamo una bella attività, un bel negozio, e poi deve morire di sete, non ha neanche dove dissetarsi. Questo è il recupero del centro storico, a mio parere. Ma non con incentivi, gli incentivi ben vengono. Ma sono le altre priorità che si occupano del centro storico. La pulizia, la viabilità, il transito, l'accoglienza. Perché io penso che un turista che venga a Lavoria, e io sto parlando in particolar modo del centro storico di via Cairoli, perché è la parte più disastrata. O dobbiamo fare il recupero del centro storico, che poi un giorno io presenterò un'interrogazione, ma vorrei vedere cosa mi risponderete. Alla prima abbiamo un sacco di sensi unici e sottoscritto, se è sentito anche preso in giro, salire a Carlo Alberto, salire nel senso unico, dove non ci sono i controlli, i vici non ci sono che controllano. Uno che scendeva contro Romano ha pure ripreso, ha detto ma te che vai cercando? Questo significa il centro storico, la bellezza, guardandola come la gente ci deve arrivare al centro storico, non renderlo con alcuni favoritismi a qualche amichetto che deve aprire qualche piccola attività. Poi ha preso i fondi e poi non c'è gente che ci può regare in quell'attività. Una volta, voi non me lo ricordate, questo è il giorno, io me lo ricordo, quando era bello via Cairoli, pieno di negozi, era così. E non c'entra niente il centro commerciale, perché se c'era una politica diversa, il centro commerciale doveva funzionare diversamente. I negozi che hanno fatto grandi lavorie, inferiore e superiore, quelli dovrebbero essere potenziati, quelli dovrebbero essere aiutati, l'avete distrutti. Che perché purtroppo qua la politica va avanti da 30-40 anni, siete sempre gli stessi, cercate di far mettere pezzi, lo pezzi, una pezza da parte, una pezza all'altra, ma il problema non lo risolvete così. Ascoltate un consiglio che viene dall'opposizione, pensate, io poco dopo fa ho presentato l'interpellanza, a sindaco mi ha detto che c'era ancora, non erano maturi i tempi, pure per il piano. Io voglio sapere il piano dove va a finire, quando muoviamo in quel lavoro. Quando dobbiamo aspettare ancora per il risultato? È una cosa vergognosa, proprio che viene l'estate. Ma come si ci deve avvicinare? Voi cercate il centro storico, quel nome non è neanche nel paese, nelle piazze. Allora cercate di prendere in considerazione queste proposte, che ne vanno bene nel paese, non solo il bene nostro di chi la propone, ma anche vostro, e il bene di tutta la collettività. Grazie. Grazie, grazie. La prenota azione è era per il consigliere Yelp e poi il consigliere Osnato fa la dichiarazione di voto perché a cui è già stata in precedenza data la parola.
Grazie Presidente. Questa buona notte del giorno a me mi fa sorridere. Lo sapete com'è, cari cittadini? Hanno messo un buon nome come referendum del 4 dicembre, una cosa buona e troppo attualmente, capito? Per fare qualche contendino elettorale alle associazioni. Dei cani, mi sta pure bene perché è giusto, perché si sa, ma guarda, l'umanità, diciamo, è legata a questo, al grande amico dell'uomo, che tra certo il cane va salvaguardato, anche gli, qua abbiamo la nostra veterinaria, quindi abbia chi più di lei abbia dato un consiglio per fare questa cosa. In quanto riguarda l'IMU, queste angherie che si fanno sempre con questa associazione, che dobbiamo far risparmiare per poi fare clientelismo di voto, perché io vi ricordo che le associazioni che sono state fatte nell'ultimo precedente consiglio comunale, la votazione, anche Mello Ieppo, delle associazioni che era associazione, non l'hanno dato nessuno un voto, nemmeno chi era aggrappato perché prendeva il contendino elettorale, perché l'associazione dà il contendino a quello, che mamma avete pure questa associazione che mi dovete spiegare, che do informazione all'assessore. L'assessore Carlo Magni, questa associazione per la pigliastra immigrata, e c'è sotto, c'è su qualcosa l'osco sotto, perché qua li hanno appigliati, li hanno appigliati. Io vi consiglio a voi cittadini di Lauria, prendete una barca mezza scasciata, gli altri ne ammalate e poi chiamate il comune di Lauria, venite a appigliare, danno 35 euro al giorno, perché se no non è possibile che non venimo da qua, tutelare, perché questo è un altro clientelismo. Perché non fate, ma nel centro storico voi avete fatto un'analisi, voi ci avete fatto un'analisi quanti possono essere attività e associazioni, questo è fatto perché è così bene, non pagano niente. E chi mi verrà a dire a me che un'associazione è un scopo di lucro, come ci hanno scoperto parecchi che dicono che è uno scopo di lucro? E infatti qua mi risulta che qua pensano parecchi soldi, che pure carte. E un po' si può finanziare, ci ha portato tutto il carto, magari così, perché tanto ti fanno conteggiare i quadri. Abbiamo letto sull'associazione, abbiamo letto un consigliere, un approfitto. Consigliere, dovete sapere, abbiamo letto un consigliere comunale per vigilare sulla prologa di Lauria, l'abbiamo letto, ma la nuova presidente, dopo 2 anni che era stata senza la presidente, mi immagino io questo conto corrente, questa associazione, chissà che hanno fatto in questi 2 anni, come devo ripigliare il consigliere Ricciardi, ma lei che controlla? A Carnevale è stata fatta la prima manifestazione della nuova Provocco. Mi risulta che è stato preso un garretto con uno gioccio da un privato così, senza aver controllato, hai l'obbligo di controllare come controllo io, cioè perché è un bene collettivo. Devi controllare se questo carretto era norma, perché nel tuo interesse, se non ci arriva la Presidente o gli altri consiglieri, perché ci sono altri consiglieri che avete letto, tu devi vigilare, ma tu lo sai cosa avesse successo se quel cavallo, quel ciuccio che ti amo io, preso così da una persona normale. Ma allora l'attenzione dobbiamo avere noi, mi ritrovo in questa manifestazione senza un animale così, ma non mangio, cioè, lei deve vigilare, Richard, perché lei è stato eletto da tutto questo, da questo consiglio, è stato eletto di vigilare, perché la politica deve rimanere fuori, ma deve rimanere fuori, ma non che deve non controllare, lei deve fare attenzione perché è una cosa pubblica per i cittadini laureata, perché se no altrimenti non si fa niente per il bene, come diceva il consigliere Schettini, se deve fare per il centro storico, e chi meglio della Provoco può fare rivivere il centro storico? E se noi lo controlliamo attraverso queste cose, queste angherie, facciamo sempre intorno a questa associazione, perché dopo dobbiamo fare questo clientelismo di voti intorno, è chiaro, uso un po' di immigrati, ci vanno a fare associazione, a una laureata, che si è appena laureata, la devi fare 3-4 ore. Prima fare fattura sociologia, psicologa, vabbè, beneficenza che poi ti fanno credere che magari poi se esce qualche bando al comune di Laurica, ti mettiamo dentro, non è venuto per le
perché c'è stato qualche assessore della maggioranza, ex prima, gli ha fatto credere che entrando in questa ditta, magari andate, pure regalate, no? Non fate casino che non vi vengono a pagare 4-5 mesi, che ci c'entriamo come comune noi. E poi da tanto se la prende il comune, vedete l'ignoranza come ignorano le persone, magari se la, gli hanno detto che se la prende il comune, voi avete diritto, dovete sapere che chi fa questo lavoro e appalta il comune non ci c'entra niente, glielo dovete dire, perché il sindaco non può perdere tempo e dietro a queste cazzate che la ditta non paga. Dobbiamo essere tutti coerenti, abbiamo tutti i figli laureati qua. Non ci dobbiamo venire con queste fesserie, dobbiamo noi civilizzare questa gente e dobbiamo civilizzare. L'altra sera mi sono alterato, questa era una cosa che doveva fare il sindaco e non l'ha fatta per amalgamare, ma perché non possiamo andare tutti addosso al sindaco per risolvere magari pure un caso familiare. Dobbiamo improntare la gente a rispettare le persone. Grazie Presidente. Allora, adesso ho chiesto la parola allo SNAP, ma solo per la dichiarazione di voto, sì. E la prego di rispettare i tempi. Rispetto sempre, Presidente. No, sì. Sono sempre molto veloce. Allora, io mi aggancio all'intervento che ha fatto Raffaele in modo molto colorito, ma quello che volevo dire io, in sostanza, è quello che ha detto anche Raffaele, cioè le associazioni, è vero che sono senza scopo di lucro, però facendo quadrare i conti, alla fine hanno degli introiti, comunque. E alla fine è normale che arrivano a zero, porta zero. Allora il ragionamento è questo: chi è che veramente in uno stato di difficoltà alla unire, nel momento in cui vede una riduzione di tassazione sulle associazioni, è normale che creiamo malcontento e diciamo un malessere sociale. Ecco il motivo per il quale, non perché io ce l'abbia con le associazioni, è una considerazione che faccio come cittadino e faccio come consigliere. Uno. Due, per quanto riguarda le storie, io non è che sono contrario, Francesco, a che vengano persone da fuori a lavorare. Io ho fatto un'altra proposta, cioè quella di incentivare l'occupazione, perché il problema principale oggi è proprio l'occupazione. Per cui se tu mi occupi una persona di lavoria, io ti do un incentivo. È un modo questo per richiamare gente nel centro storico e nel contempo far lavorare qualcuno, anche con dei contratti diciamo ad hoc che sono previsti dal legislatore. Poi per quanto riguarda la TASI, io non lo so questo, non l'ho verificato, la TASI e l'INI, volevo sapere se nel 2015 l'Auria aveva portato allo 0,8% in più l'aumento di queste aliquote, è così? Sono pubblicato. No, dico, è così, sto facendo una domanda. È zero, l'aliquota della TASI in questo momento, dopo intervengo e spiego. No, volevo sapere se era giusto, se nel 2015 0,8, perché adesso con la nuova legge di stabilità del 2017 non si può aumentare. Si deve mantenere anche nel 2015. Se è stata aumentata dello 0,8 nel 2015, nel 2017 la puoi confermare con una delibera di consiglio. Perciò questo volevo sapere. Non è stato aumentato niente. Esatto, no, vabbè. Allora questa era una precisazione che io faccio. Tutto qua, grazie. Grazie. Anche per il consigliere Ricciardi la intervento per la dichiarazione di voto. Per fatto personale. Allora, al consigliere Iecco, io ci sono stato eletto da questo consigliere comunale, nominato questo consigliere comunale della Colombo, ma gli strumenti che abbiamo la Colombo sono diversi da quelli che citato. In primis la politica ha deciso di stare fuori dalle decisioni politiche della Colombo. E due, non posso fare il processo di intenzione. Quando sarà il momento di citare la Colombo si discuterà anche di questo, ne prendo atto, appena sarà possibile discutiamo anche di questo, di più non posso. Grazie. Per spazio personale, come vuole lei. Però io che mi viene, a questo punto voglio leggere l'articolo che andiamo a pubblicare, perché sennò sembra che noi diciamo delle cose che non stanno né in giro né in terra, perché capisco uno deve fare l'opposizione, ma deve farla in modo anche leggendo le cose.
Allora, i locali dell'associazione che vengono, a cui viene ridotta, sono locali A ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo e comunque senza scopo di lucro. Altri locali ed aree in cui vengono svolte attività anche di carattere sociale e culturale per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti. Queste sono le due situazioni su cui si può avere la riduzione, che si può avere, tra l'altro, solo se viene debitamente documentata la domanda di richiesta e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Quindi, voglio dire, questa viene data, non è che viene data to court, viene data nel momento in cui ci sono delle condizioni specifiche a cui questo tipo di attività sul nostro territorio, e sappiamo che ce ne sono tante, svolgono la lavorazione. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI, la legge di stabilità dello scorso anno non permetteva già quella del 2015, non permetteva l'aumento dei tributi. Quindi è immaginabile, cioè è per legge, non potevamo farlo, quindi non lo abbiamo fatto. Ma lo 0,8 alla Unica non è mai stato adottato. Non è mai stato adottato neanche nel 2014. Quindi, ma sono cose documentate sul sito, tra l'altro sul sito del Comune Laurici. Un consigliere, io credo che si può documentare, a prescindere da, perché io posso dire pure una cosa a mio favore, nel senso che, ma invece se è una cosa documentale, se ci sono atti ufficiali, credo che non è che uno deve fare chissà che cosa, supposizione. Quindi prima di dire, cioè, ho fatto una domanda. Vabbè, comunque non sono state aumentate le pene. La TASI, lo ribadisco, queste modifiche regolamentari sono modifiche di adeguamento alla normativa vigente, significa che ci adeguiamo alle leggi. Nelle due componenti, IMU e TASI, ci adeguiamo alla legge, poiché l'anno scorso la legge ti diceva che a prescindere se tu modifichi il regolamento o no, non puoi aumentare le tariffe, noi non l'abbiamo aumentato senza modificare il regolamento. Che cosa è successo? Adesso andiamo a fare una modifica, ne approfittiamo per adeguarla alla legge nazionale in modo che i cittadini hanno un regolamento così come è adesso la legge. Poi un'ultima cosa per quanto riguarda l'esenzione che, e l'incentivazione che viene data eventualmente a chi vuole aprire un'attività artigianale o commerciale del centro storico, ma non è che i comuni possono fare possono dare incentivi in un modo, l'unica cosa che possiamo dare a chi ha qualche giovane che vuole aprire è questo, di agire sulla leva fiscale di nostra competenza. È una cosa secondo me buona che andiamo a mettere in campo. Io mi auguro che ce ne siano 100, 200, ma io ne immagino poche che ce ne saranno, e non saranno di persone a cui facciamo un favore, perché fino a Dio qua ognuno è libero di aprire e avere questo tipo di esenzione. Non è che l'andiamo a fare che immaginiamo che Tizio Caio Sempronio deve andare ad aprire. Io mi auguro che ce ne siano più di quello che noi immaginiamo di attività che vengono aperte nel centro storico. Poi siamo d'accordo su quello che si deve fare per il decoro urbano, assolutamente vanno messe in campo tutte le azioni possibili e immaginabili per far sì che insieme a questa, che è una delle cose che un comune può fare, quella di aiutare da un punto di vista fiscale le nuove attività. Credo che sull'altro, sul decoro urbano,
bisogna lavorare e andare avanti su, sulla strada di risanamento. Grazie. Grazie capogruppo Poggia. Mi pare che la discussione si sia conclusa da parte dei consiglieri. La parola al sindaco. Io, giusto per ringraziare l'assessore Ramo e tutti gli altri assessori e consiglieri che hanno contribuito distintamente dal ruolo a fare in modo che tutti i settori potessero trovare un'armonia all'interno di una, come vedremo da qualche settimana, all'interno di un bilancio ingessato e che sinceramente per quanto ci riguarda ha inteso percorrere la strada che avevamo dichiarato prima di sedere in questi banchi, ovvero ascolto, stare sulle questioni. Le questioni non cambiano perché ci sono chi è che ti viene a dire che deve andare così o in un altro modo, cambiano perché devono seguire un iter che è quello logico. Dal territorio c'è stata una richiesta, visti tavoli, ringrazio l'assessore Ramo con cui ci siamo cimentati, associazioni sportive, associazioni culturali, associazioni con i commercianti, e stiamo continuando, una richiesta a movimentare il centro storico nei limiti che abbiamo e nell'ingessatura di un bilancio. Poi si può fare anche una controproposta, un controbilancio capitolo per capitolo, e magari ci confronteremo in meglio come poteva essere fatto in commissione con delle proposte. Abbiamo scelto di avere degli accorgimenti, il welfare culturale, perché comunque a prescindere dal fatto che si deve preservare il rispetto delle regole, che lo è per tutti, a partire da noi, a prescindere da questo, mette in campo un meccanismo di, anche di emersione per coloro che magari decidessero di regolarizzarsi, che è anche l'obiettivo verso cui deve tendere un'amministrazione, per non vessare, perché si dice che si mettono delle tasse, e sfido chiunque in questo periodo ad inventarsi una cosa del genere, a partire dal welfare culturale, a partire dall'implementazione delle attività nel centro storico, perché l'abbiamo preservato lì sapendo che i margini di azione erano minimi, e dietro questo ci sta una progettualità legata magari all'albergo diffuso, legata all'urbanistica. Consigliere Schettini, se lei segue le attività consigliari saprà che la richiesta, la sentenza al TAR, visto che sono state appoggiate determinate linee per quanto riguarda i viali che si dicevano indecorosi, ma se c'era il sottoscritto erano chiusi da 2 anni perché era indecoroso, e dobbiamo ringraziare che siamo un popolo civile, perché altrimenti erano oggetto di contenziosi a danno del comune e non potevano stare aperti, perché la sicurezza viene prima di tutto. E a me piange il cuore perché abito anche lì alla periferia, seppur magari qualcuno mi può tacciare di venire dalla periferia, ma sempre della Uliari, perché la Uliari è una indivisibile e comprende tutte le contrade, a partire da Piscitella ad arrivare alle Alte Coste indistintamente, e questo lo dobbiamo mettere nero sul bianco. La vecchia amministrazione aveva preparato un piano mutui su cui è necessario relazionarsi con l'approvazione del bilancio. Ci stiamo continuando a lavorare per mettere la salita dei sindaci via Cairoli, via Roma, l'area nord, perché c'è una situazione disastrosa. Potremmo interrogarci a giorni sul perché sì e il perché no, e chi c'era e chi non c'era, ma la situazione è questa. Naturalmente le nostre scelte non devono essere obbligatoriamente condivise, per l'amor del cielo, ci deve essere l'oggettività del confronto, ci deve essere la capacità di mettersi in discussione, ma discutere una scelta per quella che è, per lo sforzo che si sta mettendo in atto, perché questa, implementare le nuove attività commerciali, magari favorire qualche giovane che potrebbe inventarsi la riqualificazione di qualche appartamento o di qualche locale, perché non le sfugge. Lei ha ragione quando dice che il centro commerciale non è stata la causa di tutti i mali. La causa di tutti i mali è il fatto che dobbiamo avere il parcheggio sotto casa, che non possiamo farci più una passeggiata nel centro urbano, che stiamo su internet e non nelle piazze, perché il giorno delle elezioni molti giovani non sono scesi, perché è un dato di fatto, c'erano piazza Largo Plebiscito e piazza del Popolo che erano stracolme. Vorrà dire pure qualcosa, pure di persone di una certa età, perché ammettiamo il fatto che i giovani si stanno allontanando, forse per la corresponsabilità un po' di tutti, perché poi ognuno, come diceva il consigliere Ierpo, cerca il gradino. Stiamo cercando di stare sull'oggettività, può essere non condivisa una scelta, però l'abbiamo fatta nell'ottica dell'ascolto. Io quando mi reco nel centro urbano mi dicono che il centro urbano si è svuotato. La capacità di questa amministrazione, di questo consiglio e dei partiti che l'hanno supportato è stata quella di mettere in campo. Siamo pronti a rivederla l'anno prossimo, ad andare sotto un'altra forma, a capire. Abbiamo preso le tavole del PIR che individuano il centro storico per delimitarlo e metterci in una condizione, in una certa condizione. Ma da questo punto di vista penso che non dobbiamo diciamo essere scontenti della scelta fatta, perché solo chi non fa non sbaglia.
ma sbagliare è umano e penso che per riuscire bisogna sbagliare più volte, almeno quando mi riguarda e riguarda questa amministrazione. Naturalmente sono delle scelte, adotta un cane, proprio lo spirito di cui parlava il consigliere Bocci, ne abbiamo discusso, il principio era il cane, non era il fatto dello sgravio. Lo sgravio arriva in un ragionamento culturale che ti porta a vedere un equilibrio tra la spesa mandata al comune e il fatto che tu accudisci il cane in un ambiente diverso. Dobbiamo dire che a distanza di anni si è avuto, perché Andreotti diceva che a pensar male si sbaglia, ma c'è spesso ci si azzecca, perché se aumentano i cani al canile qualcosa non va nel meccanismo, allora deve passare il meccanismo di sgravio che viene fatto negli anni e che dopo finisce, perché l'affezione deve essere per il cane, come non ci deve essere affezione al fatto di segnalazioni continue per quanto concerne diciamo il numero esoso di cani, che io ricordi questo numero più o meno è quasi sempre lo stesso. Su questo ci siamo. Allora, da questo punto di vista c'è uno sforzo da parte di questa amministrazione, può piacere o no, ma il colore non è che cambia perché io sono amico di Francesco, sono amico di Luigi, o cambia perché è oggettivo che è così, perché altrimenti non ci siamo. Su questo ci siamo ingannati. Naturalmente c'è a chi può piacere, a chi è che può non piacere, ci assumiamo le responsabilità. Io non penso che in un contesto del genere si potesse fare meglio. Naturalmente sono consapevole che magari all'esterno di questo consiglio o in questo consiglio stesso ci sarà qualcuno che magari avrebbe potuto fare addirittura meglio di noi, ma il tempo e la messa in campo che testa tutto questo. Noi abbiamo deciso di andare in questa direzione apportando, oltre alle modifiche e agli adeguamenti, una serie di provvedimenti che dovrebbero andare in moto, pronti a metterci in discussione qualora non funzionasse. Siamo partiti dal centro storico perché siamo stati tacciati ovunque che si era sviluppato la dorsale lungo la Sinica e la dorsale lungo la SS19 Gaudo, perché c'erano due uscite autostradali. Naturalmente ci stiamo provando. Non è che questo significa che le ciambelle escono con il buco, ma nell'oggettività è quello verso cui tendiamo, frutto di una scelta di cui ci assumiamo la responsabilità. Questo è semplicemente quello che noi andiamo ad approvare. Naturalmente potevamo mantenerci, qualcuno mi poteva dire che la potevi mantenere per l'ultimo anno, perché si poteva fare l'ultimo anno, per la campagna elettorale, allora sì. È il primo anno, ci stiamo dando dentro perché stiamo andando, non è che se il paese continua ad andare così, cioè ne giova Angelo, ne giova Francesco, Donato, Antonietta, Bruno, Lucia, penso che non ne giova nessuno. Allora penso che questa è una scelta politica che può essere legittimamente, io non sapete come la penso, uno ma discussa, però uno che mette in campo una scelta del genere il primo anno, penso che politicamente sta facendo il suo, condivisibile o non condivisibile. Però questo significa che se dovevamo fare le clientele arrivavamo al 2020, scadenza novembre, e ci apprestavamo nel previsionale, lo facevamo nel 2021. Era qualcosa che stava nel programma, attuabile, come il bando sulla neve, come tanti altri provvedimenti che stiamo cercando man mano, passo dopo passo, di mettere in campo. Naturalmente poi il cambiamento, ma non lo dico in termini sprezzanti, quando si mette in moto un approccio diverso, e mi è capitato molto spesso che il cambiamento non piace se non è il cambiamento che dice ognuno di noi, perché poi di questo si tratta. Si travalicano le prerogative, le competenze. Allora io sono disposto a tutto con il confronto tecnico, politico, perché è legittimo che ci sia anche il confronto politico, senza strumentalismo, nel senso che questo è, perché il periodo drammatico che viviamo è normale che ognuno cerca di insinuarsi negli spazi che ognuno di noi lascia, perché nessuno è invadito. Però penso, e in questo devo dare atto all'intera maggioranza, tutti, e lo devo dire, è stato per me un motivo di orgoglio e di soddisfazione, si sono prodigati nel confrontarsi, nel leggere gli emendamenti, nel confrontarsi con gli amministratori, e penso che questo sia lo spirito giusto. Un po' di dialettica ci deve essere in tutti i gruppi, perché altrimenti si perde quel sale che porta quella competitività che deve farti cogliere qualche obiettivo. Io mi auguro, non ne sono certo, naturalmente ho visto la scelta migliore, che questo può essere un inizio per lanciare un qualcosa. Naturalmente, se a distanza di 2 anni non comporterà un'incisione per quanto ci aspettavamo, siamo pronti a rivederla, a capire sempre nelle condizioni di uno Stato che decide di fare lo Stato, perché fare la guerra con la spada contro chi è che ha l'arsenale nucleare non ha molto senso, perché si scarica tutto addosso ai comuni, a partire dalle scuole, a partire dalla viabilità, a partire da un contesto disastrato. Vai in regione, vai al ministero, non ci sono soldi.
anche sulle caserme mi sono confrontato, per esempio, che abbiamo messo in campo un ragionamento, bisogna trovare i fondi, perché il Ministero pure bisogna capire in che condizioni siamo. Quindi di questa dimensione parliamo. Grazie. La discussione è chiusa. Procediamo con la votazione del secondo punto con l'appello nominale. Voto nominale. La voglia. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Zaccarino. Favorevole. Carlo Magno. Carlo Magno. Favorevole. Vice Conci. Favorevole. La Banca. Favorevole. Nicodemo. Favorevole. Corattino. Favorevole. Boccia. Sì. Ricciardi. Favorevole. Amato. Favorevole. Chiarelli. Favorevole. La Banca Magliano. No. Ielco. Mi astengo. Tornato. No. Schettini. No. Cresci. No. Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Il punto è approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità con voto palese. Approvata l'immediata eseguibilità all'unanimità. Sì, sì. Terzo punto all'ordine del giorno. Provvedimenti relativi all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017. La parola all'assessore Carlo Magno. Sì, semplicemente per dire che questo è un provvedimento che va per conferma, perché rientra tra i compiti che un ente locale può prevedere, quindi di regolamentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi, così come era quello precedente. E siccome pur restando confermato così come era negli anni precedenti, è un adempimento propedeutico per il bilancio di previsione, quindi è stato necessario portarlo, tenerlo in considerazione. Grazie assessore Carlo Magno. Prego, capogruppo Snato. Allora, noi per quanto riguarda il canone per l'occupazione abbiamo un'idea, non sappiamo se è condivisibile da parte vostra oppure no. Dato che noi dobbiamo cercare di creare movimento nel centro, no? E a questo punto abbiamo pensato che fosse nel caso di ancorare i canoni di occupazione di suolo pubblico agli introiti che le attività possono avere, soprattutto nel periodo festivo e durante la festività. Altrimenti ci sono dei locali che magari riescono a sopperire e intervenire perché sono ubicati in un certo modo e quindi hanno un certo numero di affari, e anche chi invece non ce l'ha, quindi anche se pagano un canone, però alla fine non riescono ad introitare quello che si aspetta. Ecco perché secondo noi sarebbe opportuno ancorarlo agli introiti il pagamento del canone. Per quanto riguarda invece le ditte, quindi anche il discorso delle impalcature e quindi l'occupazione di suolo pubblico, non so se vi state rendendo conto che ci sono molte imprese e privati che stanno utilizzando i cestelli per non occupare il suolo pubblico, quindi sono soldi che l'ente va a perdere nel momento in cui non si vanno a installare delle impalcature. Ecco perché bisognerebbe un attimino modularla in un certo modo questo, il discorso del campo. Grazie. Grazie al capogruppo. Ielpo ha chiesto la parola. Prego, consigliere Ielpo. Grazie Presidente. Io nemmeno sono d'accordo, perché anziché fare queste cose, no? Perché non facciamo che nel centro storico, quando il comune fa pagare il suolo pubblico per mettere punteggi e cose per abbellire il mio paese, ma io lo trovo sbagliato quando nel mio comune devo pagare, nel centro storico devo pagare un sacco di soldi per mettere un punteggio per aggiustare la casa mia.
per abbellire il paese, per non rischiare che delle tegole, ma voi siete andati a fare un giro nel centro storico, sono tutte tegole che cadono. La gente adesso che non tiene soldi, non va a spendere 2-3 mila euro per un mese, per un mese per un ponteggio, giustamente lo faccio stare là perché magari con quelle 2 mila euro prepara un po' di tetto, voglio dire, con questa crisi. Se non arriviamo a questo, io dico ai consiglieri di maggioranza, ma come mai non osservate mai questa cittadinanza e non vedete queste cose? Sono circa da tanti anni nessuno lo dice. Ma possiamo dare, anzi dovremmo dare noi l'incentivo come comune a dire, a invitare la gente, tu che sei nel centro storico, ti diamo 500 euro, perché non mi hai visto catapezzi vecchi, come dicevo noi all'auria, che fanno schifo, ci abbruttiscono il nostro paese, rischiano di quanto tira il vento, altro che alberi pure, altro che alberi che cadono e si ribellano pure qualcuno. Noi vogliamo come amministrazione, siamo favorevoli al pericolo, invece di togliere il pericolo ci ribelliamo. Ma quale mentalità abbiamo? Noi non facciamo un piano così, perché è chiaro che nelle campagne non c'è bisogno che fai con il suo punto. Uno che è privato da te, da sé va a fare con comune, va a dire la cosa. Dobbiamo dare spazio a incentivare, a fare tutta una certa di sé, tutti nella casa qua, nel centro storico. O te la vendi, o ce la dai come, no, no, come comune, se no queste baracche non si possono andare qua perché qua è un comune terzo mondo. Qua stiamo affrontando come un terzo mondo, che per colpa a me non è giusto. Ma tu che, noi dobbiamo dare delle regole a questi cittadini, perché magari si accattano un Mercedes, si accattano un Mercedes a mangiare sempre la pizza, lontano ci dicono a noi che non hanno i soldi. E magari vanno a fila pure al dottor Vincenzo per pagare la bolletta e poi lo ritrovo con un Mercedes. Questa è la verità, questa significa collaborare e dare lezione di vita, e lo dobbiamo fare tutti, ma alcuni consiglieri di maggioranza non lo fanno, e lo sapete perché? Perché hanno paura che perché dopo devono rivoltare questa gente. E non dicono la verità, solo il consigliere Chieppo dice la verità tra la gente. E non me ne fotta a me, perché io non vado per il clientelismo politico, io vado per la realtà, se uno è civile, bisogna avere un'ideologia di mentalità. Non è che io rimprovero qualche cittadino, non lo rimprovero perché me la prendo che no, è meglio che una tuo sindaco. Non si fa questo tipo di politica. Se il sindaco sbaglia, però se il sindaco dice bene oppure alcune cose, io non le vedo questi assessori di maggioranza che spendono una parola qualche consigliere a dire tra i cittadini che stanno sbagliando, come l'ho visto tra la neve, tra i centri storici, e nessuno dice perché. Poi me lo faccio nemico, quando gli vado a cercare la volta, ma tu mi hai rimproverato, non ti do il voto, a me non mi fotte niente, perché a me non me ne fotte niente se fra 5 anni mi votate o non mi rivolta. Io vado per una legalità politica. Ma è un linguaggio ovvio, non si fa. Quindi a me ma ve lo dico perché siamo una sede laureata, quindi forse arriva molto prima a questo tipo di laureata che altre volte, sì, arriva perché attraverso la web ci serve molto al giro. Ma proprio perché c'è... Lo devo capire. Grazie Presidente. Grazie. La parola al Vice Sindaco Gagliardi. Sarò brevissima, invito il consigliere Ieri a rimanere sul tema del punto e a non tentare strumentalizzazioni gratuite che offendono molto spesso anche l'operato di noi assessori come dei consiglieri. Io credo che tutta la maggioranza abbia dimostrato sempre e comunque estremo rispetto, non solo della sua persona, ma del suo ruolo e anche della minoranza tutta. Non si possono fare così, gratuitamente, in pubblico, i processi alle intenzioni. Nessuno di noi pensa al dopo. Noi stiamo pensando al presente, anzi, forse proprio non è costume nostro della maggioranza, proprio perché impegnata alacremente a combattere la quotidianità
e a combattere e a risolvere i problemi della quotidianità di questo comune. No, mi consenta di finire, giusto un attimo, non è una cosa personale, per carità, però troppo spesso io sento che questi consiglieri non fanno questo, gli assessori non fanno questo. In mezzo alla gente, caro consigliere, ci stiamo anche noi. Nessuno di noi vive sull'Olimpo. Tutti noi viviamo in una dimensione terrena e ci confrontiamo non solo con i nostri elettori, ma anche con chi non ci ha votato, ansioso di vedere il nostro insuccesso. Quindi è ancora più desiderio di questa maggioranza dimostrare non solo di fare, ma anche di fare bene. Quindi il mio modestissimo invito a lei, una persona che io rispetto, per carità, di non strumentalizzare, altrimenti non solo scadiamo nel livello del discorso, ma soprattutto ci lasciamo andare a quel populismo che oggi sta distruggendo il dibattito politico ed è un'onda troppo facile da cavalcare, ma si cavalca quando non si sta sui temi, quando non si sta sui contenuti. Soltanto questo era il mio invito, grazie. Grazie Vice Sindaco Pagliardi, la parola all'assessora Carlo Magno. Sì, semplicemente per rispondere al consigliere Osnato che sollecitava una proposta rispetto alla COSAP. E purtroppo c'è una normativa che regola questa tassa, purtroppo, e che non prevede il fatturato, bensì l'occupazione del suolo pubblico semplicemente con delle tariffe minime e massime, quindi non si può andare a considerare il fatturato per il momento, se poi cambierà la situazione ci penseremo. Peraltro, ma io immaginavo che il consigliere, se guardata la tabella delle tariffe, e ha verificato che sono proprio applicate le minime. Possiamo chiudere la discussione e procediamo al voto? Allora, la discussione è chiusa e procediamo con il voto nominale. Prego, signora Maestro. Lamboglia. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Perchegnino. Favorevole. Carlo Magno. Favorevole. Vice Cotti. Favorevole. La Fabrizio. Sì. Nicodemo. Sì. Corazzino. Favorevole. Boccia. Sì. Picciardi. Sì. Amato. Sì. Chiarelli. Sì. La Banca Mariano. So. Pietro. No. Tornato. No. Chettini. No. Cresci. No. Allora, con 12 favorevoli e 5 contrari, il terzo punto è approvato. Votiamo anche l'immediata eseguibilità per voto palese. All'unanimità approvata l'immediata eseguibilità. Con lettura del quarto punto. Provvedimenti relativi all'approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI, tributo servizio rifiuti, anno 2017. Prego, assessora Carlo Magno. Sì, questo è l'ultimo dei punti che riguarda i provvedimenti propedeutici all'approvazione del bilancio che prevedevano, come dicevo prima, di portarlo in consiglio, la necessità di portarlo in consiglio entro il 31 marzo. Lo sottolineavo prima, lo voglio ribadire perché è arrivato il consigliere Zaccagnino, io devo un grazie, così come tutta l'amministrazione, al lavoro che ha svolto l'ex assessore consigliere Boccia e il supporto tecnico che ha dato per quanto riguarda i rifiuti il consigliere Zaccagnino. Qui il lavoro è stato certosino e molto attento, perché purtroppo le tariffe dei rifiuti hanno subito degli aumenti esosi a partire dal mese di agosto, quando ci siamo visti aumentare l'ecotassa regionale
che ha portato la tariffa da 173,25 euro a tonnellate nei primi 7 mesi del 2016 a 187,55 a tonnellate. Agli inizi di febbraio, con una nota dell'impianto di raccolta di Sant'Arcangelo dove noi facciamo il conferimento, abbiamo avuto un ulteriore aumento abbastanza cospicuo che ha portato la tariffa a 222,20. Considerando questi aumenti, sarebbe stato necessario far lievitare i costi anche di parecchio. Quindi ecco perché dicevo che è stato fatto un lavoro certosino e dobbiamo anche ringraziare il lavoro di accertamento sulle evasioni che è stato fatto dalla ditta Andreani, perché grazie agli accertamenti dei mesi precedenti siamo riusciti ad avere un incremento dei metri quadri oltre a nuovi insediamenti che ci hanno consentito di, seppur far lievitare le tariffe, però di una quota così minima che sarà addirittura impercettibile. E, riguarda soprattutto gli appartamenti con maggior numero di metri quadri e con un numero di componenti da 4 a 5 in su, non fino a 4 componenti, le tariffe sono rimaste piuttosto intoccate. E comunque, ripeto, gli aumenti sono stati così impercettibili che vanno da un minimo di 2-3 euro a un massimo di 12 euro all'anno, per cui penso che possiamo essere soddisfatti proprio considerando gli aumenti che ci hanno consentito. Okay. In alcuni casi è addirittura diminuito. Se volete ci leggiamo le tabelle, ma volevo evitare questo passaggio per tutti i punti che abbiamo ancora da trattare, però saranno tutti pubblicati insieme al piano finanziario. Grazie Assessora Carlomagno. Riteniamo già chiusa la discussione? No, stavolta. Non ci sono prenotazioni, non essendoci. Vabbè, prego, il capogruppo Stato. Allora, per quanto riguarda questo punto, noi abbiamo una spada di Damocle che si chiama discarica, cioè noi andiamo a gravare sui cittadini dell'Obbliga perché sollevato il problema della discarica, ancora oggi non siamo riusciti ad arrivare a capo della situazione. Quindi il convenimento che dobbiamo fare su Sant'Arcangelo ovviamente ci condiziona enormemente. E poi c'è da dire una cosa sulla qualità del servizio. Le lamentele sono tante, non si è raggiunto, mi pare, la quota del 75% sulla differenziata, c'è il contenzioso sull'umido e non si è rescisso il contratto. Quindi noi abbiamo una situazione che è paradossale qua a Laurino per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Quindi io ritengo che sia tutta una conseguenza sulle tariffe questo che ho enumerato, per cui noi daremo un voto negativo. Grazie. Grazie a lei, capogruppo Senato. Possiamo procedere con la votazione? Il consigliere Ielpo, prego. Guarda, siete una cosa proprio. Cioè, i consiglieri di maggioranza, insomma, sembrano delle belle statue che sono protettori. Io mi rendo conto, ma le gente, sono fatte le discussioni, non aprono bocca. Ci sono le mani dei consiglieri di maggioranza che ancora forse devono aprire la bocca da quando sono uscite da 9 mesi. Io questo è che mi fa incazzare. Poi, non è che il populismo il Gemello, dice la verità. Cara dottoressa, è una spazzatura, è una cosa grave, qua che non sta funzionando. Ma veramente ci scherziamo, innanzitutto paga troppo la gente, noi come comune, non è che facciamo una cosa da proporla, dato che c'è la maggioranza del PD, visto che il sindaco se ne è andato di nuovo col PD, no? Visto che la maggioranza vuole, si può fare una cosa, ma ci sono dei locali che pagano troppo, sono inutilizzabili, delle mezzate sfruttate su tutte case grandi a Laurie, pagano troppo, come fanno a mantenere pure case ereditate?
Lo sai quanto fa? E poi questi soldi urbani, mamma mia, non se lo vengono a prendere. E cara dottoressa, se lei non mette a regime, perché quello che l'hanno sostenuto nella campagna elettorale, i suoi principali l'hanno abbandonata e non riesce a risolvere questa spazzatura. E fin quando la tengono questi popolari uniti in mano, perché queste le cose, ma perché non le dite le cose? Fino a che la spazzatura la tiene in mano i popolari uniti per mangiare, perché è così. Chiarella, buonasera, vi invito, no, perché è così, è la vera realtà. No, perché se, come mai non funziona? Solo il servizio non viene, non passa da un mese. Io chiamo addirittura, chiamo sempre l'incaricato, sì, io chiamo sempre l'incaricato, abbiamo sempre i bidoni pieni, li prendono solo sulla superstrada con l'Andrino, come arrivano da Seluci, invito la consigliera Nicodemo a mettere voce alla maggioranza, perché a Seluci è un degrado, mi sto facendo il giro là sempre, e sono pieni, come mai non vi ribellate nessuno? Sono sempre io a chiamare, devo chiamare ogni 15 giorni, sia la plastica che il vetro, passa un mese, chiamo l'incaricato, ma mi sono rotto le scatole, perché qua sembra che gli operai ne tengono poco, non li pagavano nemmeno addirittura. Ma cosa vigiliamo? A chi l'abbiamo dato in mano questa? Abbiamo dato in mano questa spazzatura a gente che magari hanno fatto clientelare con parenti, sopraparenti e si stanno zitti. Ma vogliamo risolvere queste cose? Sono nove mesi da quando l'ha lasciata il consigliere Zaccagnino. È un degrado, non è visibile a tutti. Ma invito la cittadinanza, perché non dite le cose? Quando i cittadini dicono, si lamentano col consigliere Iepo, ma non si vanno a lamentare con gli addetti assessori, a gente che li ha votati. Magari fosse i consiglieri che hanno votato, non vi dicono niente, arrivano solo a me la lamentela. Non è populismo, questa è realtà. La plastica, per ogni 15 giorni la devono prendere nella camera, non la prendono, devo chiamare sempre io, la prendo lungo la superstrada, con la gente osserva, perché se la lasciamo là e gira poco. Poi abbiamo speso dei soldi con questa discarica a caldo, Carpineto, ma sono 3 milioni di euro. Erano state spese, come mai è stata ferma da 5 anni, allora se non si sa niente. Noi dobbiamo andare a pagare la spazzatura, a portarla a Sant'Arcangelo o altrove, però non risolviamo. Abbiamo un presidente della regione, qua il vostro delegato. Abbiamo un europarlamentare, come mai no? questa gente qua non ci fa luce a noi, però li portate voi siete sempre i primi a sbandierare ogni volta, anche con i referenti, perché non risolvete i veri problemi, perché omettete come hanno fatto l'Atronico, perché l'Atronico vi invito a dare, perché la spazzatura, se noi mettiamo, togliamo la plastica e mettiamo l'incentivo di 5 centesimi a bottiglia, come fanno? Tolta la plastica, i metalli e i vetri, spazzatura non se ne fa più, perché le campagne l'umido lo mettono come concime. Quindi perché non facciamo una cosa del genere? Perché non c'è la volontà, perché c'è qualcosa sotto, queste cosche sotto, perché con la spazzatura si guadagna, cari cittadini, c'è un giro troppo losco che nessuno vuol dire. Ma perché avete paura? Dobbiamo, io sono stato eletto dai cittadini, quindi io qua non vengo a fare populismo, io dico quello che la gente lo pensa, me lo dice ogni giorno. Perché il populismo significa dire le cazzate, no. E io qua non vengo a dire le cazzate. Ok, va bene, grazie Presidente. Nessuno le toglie la parola, ma il linguaggio, la prego, deve essere prettamente adeguato alla sala consigliare e al ruolo soprattutto istituzionale che rivestiamo. Cerchi di fare uno sforzo e di non dire linguaggio, parolacce o linguaggi scolpiti. Grazie. Il consigliere Chiarelli chiede la parola. Io credo che Raffaele, il consigliere, stasera è molto carico, però pensate, adesso un attimino lo dobbiamo. Allora, innanzitutto chiedo una copia del verbale
dell'intervento del consigliere Iepo, perché devo verificare se ci sono gli estremi per la querela. Uno. Due, per fortuna le persone che sono qua, dove tu ti giri e esplodi, mi conoscono tutti quanti. E grazie a Dio io non ho bisogno di fare le cosche. Chiaro, consigliere? Mi dovresti conoscere pure tu, da dove vengo. Io non devo fare nessuna cosca. Chiaro? Puoi andare a vedere le misure. Se partecipi in qualche società che gestisce il servizio di nettezza urbana, dopodiché vieni qua. Hai tutto il diritto di farlo. Però non ti consento questi termini. Perché una cosa che tu vuoi discutere che non funziona nel servizio di nettezza urbana, e ti do ragione. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Però è da 5 anni. No, non è da 9 mesi. È da 5 anni che ci sta lavorando. Dobbiamo anche dire ci dobbiamo assumere le responsabilità. Però ci sono dei problemi. Allora, innanzitutto un appalto non è che dalla mattina alla sera tu vai e fai la disfetta di un appalto. Uno. Due, c'è una causa in corso e a breve. Tre cause in corso e a breve si dovrà esprimere. Poi purtroppo Raffaele, non è che siamo noi a decidere. Tre, quando, spero presto, per te, farai l'amministratore, te l'assumerai tu la responsabilità di firmare una rescissione di contratto senza motivazione. Io non me la sono assunta, gli altri non se la sono assunta, perché purtroppo la legge non ammette ignoranza. E quindi tu ti devi... No, non ce la possiamo tenere, però dobbiamo dire le cose come stanno. E ti prego, cosche, se no i carabinieri sono qua, fammi portare. Se io faccio parte di una cosca, io e Domenico Fallegato. No, ho detto che ci sono delle cosche e che qua ci sono persone. Io sospetto che c'è qualcosa sotto. Ma allora denuncialo! No, ma. Lo devi denunciare agli organi competenti. No, allora Presidente, lei non può consentire per un consiglio comunale delle persone. Perché qua siamo delle persone, vengono attaccate dal punto di vista personale. Lei lo deve stoppare e deve sospendere il consiglio. No, deve sospendere il consiglio. Perché io non sono un delinquente, chiaro? Non ho detto che sei un delinquente. No, hai detto che i popolari sono lì per mangiare. Allora, consigliere Iepo, la prego di tenere, di utilizzare un linguaggio inerente soprattutto all'argomentazione del punto all'ordine del giorno. Adesso la parola l'aveva chiesta la banca e poi la vice sindaco Cagliardi. Prego, capogruppo. Già si è detto tanto sul punto, naturalmente la mia posizione è un voto contrario. Il piano finanziario supera 1.900.000 euro quando era Natale con 1980 con precisione. Però non mi va in questa sede di dilungarmi su quello che è il servizio di raccolta rifiuto urbano qua a Lauria, anche perché l'assessore in capo al tale servizio che dovrebbe rispondere è stato da poco qui da voluto, quindi rinnovo la comunicazione, non mi va. Però sa l'assessore che ho prodotto interrogazione al riguardo, ho ricevuto risposta, sicuramente sarà oggetto di nuovo atto da parte delle opposizioni. È sotto gli occhi, ho detto con termini più pagati, ho detto con termini più ironici la situazione della raccolta differenziata e il peso delle bollette, diciamo così, terra-terra, che arriva a casa della gente è sotto gli occhi, lo sappiamo. Paghiamo troppo per avere un servizio inefficiente, paghiamo troppo e in cambio non abbiamo una raccolta differenziata che arriva al secondo per legge, decreto legislativo 152 del 2006 al 75%, per cui ci paghiamo al 42%, 75 era sul nostro, sì, ma 75 era sul nostro capitolare, capiamo 45-55, una cosa che non ricordo il numero, però il discorso che noi abbiamo chiesto alcuni passi che dovevate fare con la GEOS, già si erano chiesti anche nella precedente amministrazione, non sono stati fatti.
Dobbiamo ringraziare la Guardia di Finanza che per certi aspetti ci ha dato una mano, che è intervenuta e in effetti è nato un nuovo contenzioso e quindi siamo a tre. Però noi abbiamo fatto, nella nostra interrogazione abbiamo posto dei punti ben precisi e che noi quei punti precisi poi saranno oggetto di valutazione da altri. Questo è fare politica, fare opposizione e in certi aspetti, come dire, aiutare anche la maggioranza quando un ente concessionario, quando una ditta concessionaria non va bene il proprio dovere. E quindi, ripeto, con la politica sotto gli occhi di tutti. Con questo ho detto tutto. Grazie, capogruppo La Banca. La parola alla vice sindaco Gagliardi. Due parole per rispondere al consigliere Osnato, al consigliere Ieppo. Ribadisco al consigliere Ieppo, io non vivo sull'Olimpo, vivo all'Auria e anche io ho gli occhi per vedere che la raccolta differenziata non è quella che tutti vorremmo fosse. No, non è che non c'è proprio, sicuramente non è quella che avrebbe dovuto essere secondo un contratto stipulato e secondo il rispetto del capitolato, e sicuramente non è una raccolta efficiente in base a quelle che sono le caratteristiche orografiche, la popolazione dell'Auriota, la frammentazione del territorio e tutta una serie di difficoltà, di caratteristiche che hanno fatto sì che questa ditta non reggesse all'impegno preso, perché poi di fatto di questo si tratta. Non ribadirò, non ripeto quello che ha detto già il consigliere Chiarelli, perché se fosse così facile rescindere un contratto, prima di me l'avrebbe fatto l'assessore Zaccagnino, ottimo assessore all'ambiente, e forse ci sarei riuscita anche io. Lei ribadisce sempre che sono 8 mesi, ma caro Raffaele Ieppo, caro consigliere Ieppo, quando si amministra non si ha la bacchetta magica e ci sono tutta una serie di vincoli, non solo burocratici, amministrativi, legali, che spesso ti impediscono di portare a compimento nel più breve tempo possibile quello che magari hai in testa, perché probabilmente, mai come in questo caso, la vostra volontà è anche la nostra. Pure io vorrei un paese super pulito, una ditta super efficiente, una raccolta al 100%, non al 65%, al 100% di differenziato. Vorrei partecipare al concorso italiano dei migliori comuni, dei comuni ricicloni. Non lo possiamo fare perché abbiamo in questo momento una gestione carente che non dipende da noi amministratori. Purtroppo c'è un contenzioso in atto che ha dei tempi e delle scadenze legali alle quali noi non possiamo sottrarci. Per quanto riguarda Carpineto, caro consigliere Osnato, è nostra ferma intenzione, nostra e sindaco di questa amministrazione, rendere pubblico il risultato che stiamo, se va bene, portando a casa dopo mesi di incessante lavoro. Nessuno di voi può neanche immaginare i viaggi a Potenza, le riunioni, i documenti prodotti, le interlocuzioni e i tentativi di interlocuzione con i dirigenti regionali. Una volta lei provocatoriamente, scherzando, credo, mi voglio augurare, mi disse: ma forse la potresti risolvere denunciando la regione. La regione è il nostro interlocutore ed è quello che in gran parte deve aiutarci a risolvere il problema Carpineto, che stiamo alacremente sul quale stiamo lacrimente lavorando in continuità con quello che è stato l'assessorato Zaccagnino, per chiudere una fase di caratterizzazione e di messa in sicurezza che ci attesterà il mancato inquinamento. Beh, signori, consentitemi, questo non è poco e vi assicuro che nessuno di voi sa tutto quello che occorre, che c'è stato bisogno di fare per avvenire a questo. Lo sa soltanto chi opera in questo settore. Troppo facile sarebbe: aprite Carpineto. Bene, la più felice sarei io di andare a tagliare quel nastro. Forse ancora più di me l'assessore Zaccagnino. Non è come pensate, non è semplice, perché a fronte di responsabilità del passato, anche degli enti regionali, oggi viene chiesto ad un comune che non ha risorse per gestire in proprio tutta questa problematica, viene chiesta la soluzione.
e noi ripiegandoci sulle casse, cercando giorno dopo giorno le soluzioni, stiamo provando a chiudere capitolo per capitolo questa questione, che vede varie componenti, vecchia riscarica, vecchia vasca, nuova vasca, impianto e quant'altro. Quindi troppo facile dire non si apre Carpineto, paghiamo i rifiuti. Benissimo, magari il giorno in cui noi apriremo Carpineto, noi saremo tutti più ricchi, o forse meglio meno poveri, e potremo diventare anche un punto di riferimento per l'intera regione in fatto di rifiuti, con un grosso ristoro economico per le tasche dei cittadini. Ma ancora non è possibile. In questo momento governiamo noi, stiamo portando avanti un discorso, il giorno in cui vi diremo che non sarà stato possibile avvenire a nulla, sarà il popolo a bocciarci. Lasciateci lavorare su questo e appena finiremo un certo discorso rendiconteremo all'intera popolazione. Grazie, la parola è al capogruppo Ricciardi. Grazie Presidente. Io vorrei scusare, politicamente sul punto hanno detto già più di me, sicuramente il vice sindaco al quale resta in toto quello che ha detto, però a me deve sottolineare due cose diverse, differenti, che però devono essere un metodo di lavoro da qui a spero 5 anni. È importante, consigliere Ierpo, precisare che il lavoro che si fa in consiglio, il lavoro che si fa per i cittadini, non è quello degli interventi consigli, ma è il lavoro quotidiano. Ognuno ha delle responsabilità diverse, qui nella maggioranza chi è capogruppo, chi è l'assessore, vice sindaco, di commissione, quindi il lavoro che viene fatto da questa maggioranza è anche oltre quello che si vede in consiglio. E noi siamo qui anche ad avere una responsabilità diversa della minoranza, che deve fare il controllo e che spero lo faccia sempre al meglio, perché serve anche a noi maggioranza costruire un paese migliore insieme a voi. Quando però a volte ci sono, e in questi 9 mesi, anche forse per mia colpa, perché sono il capogruppo che ha più consiglieri all'attivo, ma con la mia inesperienza cerco di dare un metodo di lavoro che sia, diciamo, osservato un po' da tutti con il merito e con il metodo di rispettare le persone, vedo però alcuni attacchi, alcuno folklore che non va bene a questo consiglio. E quindi dopo credevo che bastasse il vice sindaco di arrestare sui punti del giorno e lasciare la discussione in atto nella pluralità, nella precisione del merito. Ma questo non è avvenuto e mi vedo e chiedo al Presidente del Consiglio, inesperta e alla primo mandato come il medesimo lo stesso, di stare più attenta a quando queste situazioni si verifichino. E a questo punto chiederei alcuni minuti di sospensione, perché credo che le riflessioni che qui porteremo avanti dal quinto al decimo punto sono tantissime e le dobbiamo fare nel migliore dei modi, anche se dovessimo arrivare a mezzanotte, perché la dialettica è importante che i cittadini possano capire fin fondo dove si parla, ma entrando nel mezzo di ogni situazione e di ogni questione. Quindi chiederei alcuni minuti di esposizione, non so se dovessero bastare 2 o 5, ma credo che ce ne sia bisogno. Grazie. Prima di chiedere la sospensione, c'erano delle prenotazioni di consigliere Zaccagnino e la dichiarazione di voto Osnato. Li posticipiamo, possiamo procedere poi, visto che erano soltanto questi due. Allora, il consigliere Zaccagnino e poi chiudiamo e facciamo quella sospensione. Chiediamo la sospensione per votazione. Vabbè, innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma per impegni istituzionali ero stato delegato a partecipare ad un incontro a Potenza, ho fatto il possibile per rientrare in orario. Volevo giusto chiarire qualcosa sulla discarica, visto che indirettamente sulla questione rifiuti, visto che indirettamente sono stato chiamato in causa. Innanzitutto volevo chiarire una cosa al consigliere Ierpo. Consigliere, non è che i consiglieri di maggioranza vengono qui a fare delle statuine, ma ci sono dei ruoli. Ognuno è rappresentato da un capogruppo e noi prima di venire in consiglio facciamo i preconsigli. Io non l'ho fatto oggi pomeriggio perché ero impegnato per altre cose, l'ho fatto stamattina con il mio capogruppo. Quindi non c'è bisogno che ognuno interviene e dice la propria. Il periodo dei comizi è finito, ma è finito già giù. Adesso bisogna discutere nel merito delle questioni.
Per quanto riguarda Carpineto, sostanzialmente ci ha detto in maniera anche abbastanza dettagliata il vice sindaco, nonché assessore alla banca. Mi rivolgo in questo caso al consigliere della banca, al capogruppo della banca, quando ha detto meno male che ci ha messo mano la finanza. La finanza ci ha messo mano il 1 febbraio 2016. L'amministrazione, la vecchia amministrazione ha contestato le prime cifre, 560.000 euro, ci sono gli atti, il 10 dicembre 2014, quindi un anno e mezzo prima ha iniziato a metterci mano, e ancora qualche mese prima aveva sgravato del costo per il conferimento del numero i cittadini, togliendo quella quota da luglio 2014 dal piano finanziario, che poi contribuisce a stabilire le tariffe. Ma non solo all'epoca l'amministrazione si è fermata ad avviare le contestazioni, ma ha deciso di contestare anche le annualità pregresse partendo dal mese di febbraio 2011. Questo ha comportato naturalmente l'iscrizione a ruolo di tre cause di due addirittura al Tribunale di Potenza, una al Tribunale di Lavonegro, e non possiamo sostituirci alla giustizia. Se no non avrebbe senso avere i tribunali, non avrebbe senso avere i giudici e quant'altro. Siamo appesi a delle sentenze e l'ho detto anche in campagna elettorale. Qualora dovessimo avere ragione, sarò il primo ad essere felice e a dover sostituire questi soldi che stiamo periodicamente e mensilmente trattenendo. Sono quasi 20.000 euro che si trattengono sulle fatture che mensilmente liquidiamo alle note. Sono atti pubblici, le determine sono online, possono essere scaricate, si vede che ogni mese c'è una trattenuta pari quasi a 20.000 euro che stiamo applicando alla ditta sotto forma di sanzioni. Qualora dovessimo avere ragione da qui a qualche mese, spero presto, questi soldi saranno restituiti ai cittadini sotto forma di sgravi involontari. Carpineto, l'impianto di Carpineto, dopo salti mortali, devo dire, è stato collaudato, parlo dell'impiantistica, il 25 giugno 2015. Se l'impianto non è stato avviato, ci sono delle motivazioni tecniche che ho spiegato già nei consigli precedenti, dove avevo dato la mia disponibilità anche a fare delle commissioni tecniche per capire qual era lo stato della situazione. È un impianto progettato nel 2007, una tecnologia purtroppo obsoleta e superata, che se la mettiamo in funzione, mettendola in funzione comporterà l'applicazione di tariffe che sono addirittura superiori a quelle che attualmente abbiamo in vigore. Cioè convenire a Carpineto oggi con quella impiantistica costerebbe di più paradossalmente che andare a scaricare a Sant'Arcangelo. Non a caso l'amministrazione si è preoccupata di procedere a delle modifiche sostanziali aree che prevedono due modifiche molto importanti: il trattamento del compost e produzione del CSS, che, come dicevo all'epoca e continuo a dire, abbatterà di 2/3 i costi di conferimento. Facevo l'esempio anche la volta scorsa: conferire l'ecoballa a Melfi costa oltre 200 euro a tonnellata, conferire una tonnellata di CSS, combustibile solido secondario, presso le cementerie autorizzate costerebbe all'incirca 70-80 euro a tonnellata. Quindi in questo caso, producendo poi anche compost di qualità, potremmo dire ai cittadini: riapriamo Carpineto dopo gli esiti della caratterizzazione, ma non solo la riapriamo, la consegniamo con costi in tariffa molto più bassi. Io da assessore all'ambiente prima, da cittadino di Caldo dopo, perché è la località che più ha pagato lo sconto della questione Carpineto, ma da cittadino di Lauria mi sono assunto la responsabilità insieme ai colleghi di giunta di dire: non avviamo al momento e in via anche parziale l'impianto di Carpineto, proprio perché si andavano ad aumentare in maniera spropositata le tariffe. Quindi spero che si capisca perché Carpineto non sia stato ancora avviato. Se c'è la necessità, siamo disponibili a fare qualsiasi approfondimento tecnico e economico. Ci sono le commissioni, possiamo invitare il commissario che ha dato più volte la disponibilità ad essere presente, possiamo chiamare chi vogliamo, possiamo chiamare addirittura anche i funzionari della regione e capiremo quali sono i reali costi per il conferimento oggi a Carpineto. Inoltre ricordo che
che c'è un'altra questione che sta andando avanti, che riguarda il potenziamento del depuratore a Carpineto. Questa è una criticità importante che va assolutamente affrontata, perché se mettiamo in esercizio l'impianto rischieremo di avere dei problemi legati alla depurazione delle acque di percolazione, che come ho sempre detto è sottodimensionato a trattare l'attuale percolato nella nuova vasca. Figuriamoci se mettiamo in funzione l'impianto, purtroppo ci sono degli errori tecnici, caro Labbando. Dobbiamo cercare di risolvere i problemi. Scaricare sempre su chi ci ha preceduto è un fallimento anche nel nostro paese. Quindi dobbiamo affrontare i problemi, li dobbiamo risolvere e cercare di arrivare presto alla soluzione. Grazie consigliere Zaccarino. Secondo me no, le dichiarazioni di voto le facciamo dopo, visto che dobbiamo chiedere la sospensione del consiglio.